ho ripercorso tutto quello che è successo. Io ho usato, cioè non usato, no, mi sono fatto dare i pareri specifici dal Ministero dell'Interno e dall'Avvocatura dello Stato, due dal Ministero dell'Interno, due differenti dirigenti e uno dall'Avvocatura dello Stato. Su questa base poi ci siamo presentati. Oltretutto ho spiegato anche perché secondo me non aveva alcun senso dare dimissioni, che avrebbero ovviamente fermato i lavori, ma soprattutto anche mandato a casa tutta la struttura commissariale, cose che non era certamente il mio intento quello di fermare i lavori. Noi lavoriamo esattamente per l'opposto, per farli andare veloci. E quindi è tutto molto semplice il discorso, secondo me. Poi vedremo cosa diceranno i giudici. Ovviamente le sentenze prima si rispettano, poi si discutono. Quindi io farò in modo di rispettare la sentenza al 100%. Il termine commissario straordinario non esiste sulla legge, quindi non c'è, punto. E poi soprattutto sono due lavori completamente diversi. Cioè, il Comune di Lavagna ha avuto commissario di governo, no? Lo sapete, quando è stato commissariato tutto il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale. Questo caso è così, noi abbiamo fatto un'opera specifica, come del resto ho detto, il sindaco di Roma, il sindaco di Napoli e altri 39 sindaci in Italia. Se andate a vedere sul web c'è pure il mio nome tra i commissari straordinari, come ci sono anche tutti gli altri, no? C'è Guarneri e c'è, adesso mi fate fare una brutta figura perché non mi ricordo più il nome, Manfredi. Manfredi, grazie. Uno per l'anno santo e l'altro per Bagnoli. Cioè è talmente evidente la cosa che non vedo cos'altro possa essere aggiunto. Poi ovviamente le sentenze si rispettano e io le rispetterò al 100%.